Si rinnova la magia primaverile al Giardino Botanico d'Europa, situato ai piedi della funivia per il Monte Mucrone, nel santuario biellese, proprio dietro la Basilica Nuova, dove fiorisce il raro papavero blu dell'Himalaya, come ci spiega Alessio Vaccari. Papavero blu dell'Himalaya, che siamo uno dei pochi posti in Italia dove si riesce a coltivare con relativa facilità, grazie al clima di Europa particolarmente piovoso che crea un po' i monsoni delle zone in cui cresce spontaneo nelle alte montagne dell'Himalaya. Cresce infatti al di sopra anche dei 4.000 metri e queste zone qui in Italia sono pochissime, quindi se volete ammirarlo dovete per forza, mi sa, venire a Europa. Il papavero ha un periodo breve di fioritura, occorre quindi affrettarsi per vederlo al Giardino d'Europa. Non brevissimo come le peonie, per esempio, che sono infiorite anche in questo momento, però sempre per solo un paio di settimane. Per il prossimo paio di settimane si potrà ammirare qua a Europa. Ma cosa c'è in fioritura al Giardino Botanico oltre a Sua Maestà il Papavero Blu? In questo momento ci sono le peonie fiorite, iniziano le orchidee spontanee, che non tutti sanno che esistono anche le orchidee spontanee anche qui da noi e non sono semplicemente delle piante tropicali. Iniziano le rose, c'è un sacco di cose che iniziano a fiorire in questo periodo. La stagione per il GB Europa è all'inizio. Tutte le domeniche c'è la visita guidata alle 15, ma domenica 17 giugno la visita guidata sarà un po' particolare. Tutte le domeniche c'è una visita guidata alle 3, ma domenica prossima la visita guidata sarà estremamente particolare perché ci sarà un personaggio di eccezione, Angelo Alberto. Venite a scoprirlo, così saprete, capirete perché.